che poi di felicità parla anche il film che è uscito ieri, che io ho visto ed è bellissimo. Parla di felicità perché in realtà parla di suicidio. Siccome le due cose sono... parla di seconda possibilità di persone che hanno deciso di togliersi la vita, ma che hanno 7 giorni per poterci ripensare. Si intitola Il primo giorno della mia vita. Vediamo una prima clip. Margherita Bui, Tony Servillo. Ciao, Arianna. Dov'è mia figlia? È morta, Arianna. Quindi? Dov'è? Io ho scelto di rimanere solo per lei. Dimmi almeno se è da qualche parte. Se esiste ancora, in qualche forma, in qualche modo. Sì. Esiste ancora. Dove? Per favore. Come stai, Margherita? No, mamma mia. È un film molto... No, insomma... molto emozionante. Anche per molto. Me rivederlo, molto emozionante. È un film che, come hai detto giustamente, ha un tema difficile, che tabù quasi, che è quello del suicidio, che però diciamo è un percorso questo film, e alla fine del percorso secondo me hai proprio voglia di vivere. E, no, e questo grazie a una scrittura, grazie a un pensiero. C'è anche un libro da cui c'è anche un libro, e quindi non lo dico per rassicurare tutti quelli che spero che andranno a vedere il film, ma è proprio così, nel senso che è un'emozione positiva. Il film va visto assolutamente, anche perché poi vi dico anche che diciamo entriamo anche in uno dei desideri infantili che tutti avremmo avuto almeno una volta nella vita, cioè di vedere cosa succede dopo la propria morte. Penso che almeno una volta nella vita ognuno di noi ci ha pensato, chissà cosa può accadere al mio funerale. E i 4 personaggi raccontati nel film, di cui, come abbiamo forse capito dalla clip, Margherita è Arianna ed è una mamma poliziotta, una donna, diciamo, svolge un lavoro importante, molto seria, ma anche un po' severa, che ha perso una figlia quando aveva 16 anni per una malattia. Un infarto in campo. Sì. Va bene, ma non vi posso raccontare tutto perché sennò vi spoilero, come dicono i ragazzi. Perché questo tema? È molto bello questo racconto del ponte di San Francisco. Lì l'idea iniziale, no? Ho visto questo documentario sul Golden Gate, che è tristemente famoso, è il ponte col più alto numero di suicidi. Sì. Questo documentarista ha messo una macchina da presa per un anno, ha documentato tutte le persone che sono saltate. Però la cosa interessante era le interviste alle persone saltate ma sopravvissute, tutte quante, nei 7 secondi, tanto ci vuole per l'impatto con l'acqua, si erano pentite. A me questi 7 secondi mi hanno affascinato, cioè come può una decisione di una vita, chissà stratificata come, ineluttabile, incredibile, poi in 7 secondi tutto si ribalta. Allora il pensiero, anche quando tocchi il fondo, anche quando non c'è più niente da fare, che cos'è che ti può portare a cambiare idea? Da lì abbiamo cominciato a lavorare con i miei sceneggiatori. Cosa potrebbe far cambiare idea, prospettiva, punto di vista in una vita disperata quando tutto sembra perso? E, insomma, il tema è difficile, ma ti dico, per noi è stata una sorta di analisi collettiva. Io vi dico che io l'ho visto, adesso guardo Romina, che oggi sta un po' mercoledì, mi stai oggi. No, stavo riflettendo, perché a me Vincenzo Mollica mi ispira la sua positività, e che va in conflitto anche col voler finire la vita. Quando ti ammali di Parkinson, nel momento della malattia tu capisci in che direzione andare, no? Se andare nel buio più totale oppure cercare di vedere la luce oltre il buio che lui purtroppo adesso vede. Quindi stavo riflettendo a questi 7 secondi, se magari avere uno stimolo di positività prima di prendere la decisione, di darti un'ultima possibilità. E questo prima è il senso un po' fatti del film. Peraltro la cosa anche interessante è che di questi 4 personaggi, ve li dico perché c'è un po' di tutto, c'è Margherita, c'è una campionessa che ha avuto un incidente, insomma, quindi è su una sedia a rotelle, c'è un ragazzino meraviglioso, costretto dai genitori
a fare lo youtuber, lui non ne ha nessuna voglia, per cui a un certo punto, vabbè, ve lo posso raccontare? Posso? Ma mi certo. Autorizzi, sì, regista? Vai. A un certo punto lui sta lì e dice, si vedono i genitori al suo capezzale perché è praticamente in coma, e i genitori dicono, no, ma era un ragazzino così felice. E lui dice, ma non è vero, io non ero felice. E quante volte ci siamo sentiti incompresi nella vita, no? Sì. Da bambini tutti, credo. Sì. Forse ma anche da adulti. Ecco, appunto, cominciamo. E, bene, questa, ma voi sappiate, la prima volta che venite, questo è un centro di terapia collettiva. Ah, buono, sì. Decisamente. Beh, interessante buono, questo film, comunque. Oggi lo ringrazio. Io già l'ho messo nel calendario, domenica ci vado, l'ho detto a loro, pubblicamente. Brava. Sì, sì. E poi c'è appunto il quarto personaggio, che in realtà è un personaggio che non ha motivo di essere infelice, perché avrebbe tutto, anzi è un motivatore, Napoleone è Mastandrea. E a proposito di felicità vi faccio vedere Tony Servillo, che parla appunto di felicità. Tony Servillo è una sorta di angelo, cioè l'uomo che li vuole far tornare indietro, ha il compito di farli tornare alla vita. Secondo voi quante sono le persone felici in questo momento? Voglio dire, in questo preciso istante, di tutte le persone che abitano questa città, secondo voi, quante sono quelle realmente felici? Guardate. E adesso accendiamo la luce per ogni persona felice. Uno, due, tre, quattro, cinque. Sono passati appena 5 secondi e già il numero delle luci è cambiato. Io non posso garantirvi che sarete felici. Un giorno sarete una lucina accesa, un giorno quella spenta. Ma l'unica cosa che davvero conta è che abbiate nostalgia della felicità. Forse così vi verrà voglia di cercarla. Grande verità. Ovviamente ognuno di noi si pensa... L'avreste accesa la lucina? A tratti sì, a tratti no. No, è un concetto molto profondo questo, perché poi spesso e volentieri noi diamo per scontate troppe cose, no? E la felicità sta nelle cose piccole, spesso e volentieri, e anche il concetto di arrivare a tentare il suicidio, che è la cosa più innaturale per ognuno di noi, quei 7 secondi sono comunque quello che ti porta a rimanere attaccato, secondo me, alla vita. Quindi lo spirito di sopravvivenza, certo. Esatto. Però niente di più vero di questa scena qua, cioè questo fa parte, credo, della quotidianità di tutti noi, in un momento sì, in un momento no. Allora, il set era una Roma livida, non oleografica, perché appunto mi sembrava riconosciuto forse stazione della Piazza Vittorio, il gasometro. E tu, Margherita, hai detto in un'intervista: sono stata malissimo sul set, l'ho odiato, pioveva, faceva freddo, ho avuto anche il Covid dopo le riprese, ma alla fine pure tu, però, cioè, sono qua con il regista, legge proprio Margherita e Paolo, prima volta insieme al cinema, forse ultima. No, fammi finire la frase, tranquilli. Alla fine è stata un'esperienza meravigliosa, perché cosa ti ha insegnato? Innanzitutto sono una persona molto resistente al freddo, all'acqua, alle intemperie, a un regista come lui. Perché com'è? No, bravissimo, cioè alle cose che abbiamo fatto. No, devo dire adesso, è inutile girare la cintura. Siamo dentro al film, cioè anche noi attori abbiamo vissuto, diciamo, un periodo complicato, anche da un punto di vista così proprio fisico, perché comunque stavamo a freddo, con l'acqua, se l'hai visto, hai visto quant'acqua abbiamo preso, eccetera. Però questo ci ha aiutato a entrare dentro un'atmosfera che naturalmente era a di poco surreale, nel senso che appunto uscivi dalla macchina, stavi bello asciutto, poi aprivi lo sportello e ti arrivava una valangata d'acqua addosso. Però si capisce nel film che c'è stato un percorso che è anche proprio attoriale, adesso non so, tu hai girato in sequenza, no? No, magari. A pezzi, no, chiaramente. Però l'atmosfera, insomma, era quella, siamo stati notte, Roma, tra l'altro Roma durante il lockdown, che ha aiutato il film, perché era una Roma misteriosa, sospesa, deserta, senza rumori.
è stata curiosa come esperienza proprio sul set. Ma si vede che c'è, cioè si percepisce. Ci fermavano, non ci fermavano quando uno tornava a casa a un certo punto. Ogni tanto ci fermavano, diciamo, questo permesso per girare. Non si poteva stare. E comunque vengono in mente ovviamente tanti rimandi alla cultura nazionale e internazionale. C'è ovviamente La vita è meravigliosa, uno dei film che ogni volta che lo vedo piango, dove c'è l'angelo Clarence che dissuade Jimmy Stewart dal togliersi la vita, e si conclude con quella frase meravigliosa: nessun uomo è un fallito se ha degli amici. E l'elemento dell'amicizia in qualche modo c'è anche nel film. E poi Meraviglioso di Modugno, ve la faccio ascoltare. Meraviglioso, ma come non ti accorgi di quanto il mondo sia meraviglioso, meraviglioso, perfino il tuo dolore potrà apparire poi meraviglioso. Ma guarda intorno a te, che doni ti hanno fatto, ti hanno inventato il mare. Tu dici non ho niente, ti sembra niente il sole, la vita, l'amore, meraviglioso. Vabbè, qua pianti, lacrime, cose, eccetera. Senti, poi il film, altra cosa, procede come un thriller, perché tu ovviamente ti chiedi se lui riuscirà a salvarli tutti. Come chi ce la farà, chi non ce la farà. Ah, brava, mi piace questo aspetto che hai. È un thriller, è un po' thriller. Sì, tu dici, io così a un certo punto dicevo, vabbè, ma chi è che dice sì alla vita e chi è che invece rimane nell'idea invece di perderla? Certo. Come li hai scelti? Beh, allora, i quattro mal di vivere li abbiamo scelti, dopo immagina quante lucubrazioni, quanti motivi per toccare il fondo abbiamo. Molti hanno notato non c'è il mal d'amore, che è il classico assoluto, la sofferenza, però ci sembrava già trattato meno interessante. Invece questi quattro mal di vivere hanno tutti un legame forte con la società. Se pensi, la depressione è il male del momento, gli adolescenti non capiti sono molto frutto di questa società. Il voler vincere, però poi insomma, senza spoilerare il film, chiaramente sarebbe stato un po' troppo superficiale finire, come si dice a Roma, a tarallucci e vino, tutti felici e salvi. Tu hai una visione un po' cinica della vita, anche in Perfetti Sconosciuti c'era. No, me l'hanno chiesto, nel senso che quando racconti hai tante visioni, Perfetti Sconosciuti è cinico. È terrificante. Però ad esempio è cattivo. Però per esempio forte. Pensa che un aneddoto. L'avevo visto prima, l'avevo visto a casa. E poi ti sei fatto la Perfetti Sconosciuti racconta di questa tavolata dove ci sono i telefonini e ognuno cambiandosi i telefonini scopre delle cose terribili sull'altro. Vai. Me l'hanno fatto rivedere all'interno di un reality dopo 3 mesi che ero chiuso dentro. E ero andato addosso come un treno. Il Grande Fratello l'hanno mandato. Sì, non volevo. Vabbè, però è l'unico film che ci ha fatto vedere dopo 3 mesi ed è stato completamente diverso. Cioè, ti arrivava in un'altra maniera, molto più forte. E te sei depresso, no? No, sono andato via. Ma in quanti paesi? Però, per esempio, ora ti dico: 21 paesi. Paesi. Brava, sì. Però, insomma, rispetto al cinismo, per esempio, il film dopo, Supereroi, invece è un inno alla coppia. Molti hanno detto: l'hai fatto per far rimettere insieme le persone che si erano lasciate con Perfetti Sconosciuti, che può essere. Sai, è bello a volte raccontare da un punto di vista cinico, da un punto di vista invece amorevole, alcuni cose. Il primo giorno della mia vita, secondo me, invece non è un film cinico, perché è un film che invece ha una dose forte di speranza, nel senso partire dalla morte per arrivare alla vita è un percorso che è comunque speranzoso in qualche modo. E peraltro c'è una cosa molto bella che io delle volte lo dico anche in trasmissione, cioè il personaggio di Arianna si è attaccata al suo dolore perché pensa che sia il dolore a tenerla in vita, e se pensa che lasciare andare il dolore voglia dire lasciare andare la persona alla quale ha voluto bene, ha amato, la figlia. Tra le varie interviste che dici, qualche giorno fa hai dichiarato: adoro la malinconia, ci sono nata, è il mio stato d'animo preferito, porta sempre a una riflessione, diffido delle persone entusiaste. Oddio. Adoro, gli italiani malinconici mi piacciono. Vabbè, io era un momento malinconico. Non è detto che tu sia una... No, perché poi insomma... Scherzo, dai, sta giocando. Ognuno di noi vive dentro delle cose, poi
un conto è quello che devi tirar fuori quando sei in situazioni di lavoro, eccetera. Poi, però la malinconia sì, è una cosa che mi ha sempre accompagnato. Sono nata così, mio padre mi prendeva in giro perché quando ero piccola sentivo, sai, le canzoni saudagi brasiliane, sì, mi faceva, tu secondo me finisci male, mi faceva, perché insomma, mentre tutti sentivano, che ne so, io sentivo ste robe così, però mi piace, cioè è una cosa che in realtà mi dà tranquillità. E che, ah ok, certo, perché vedere, è invece, la tua natura. È la mia natura. L'euforia si agita. Sì, mi agita. E cos'è che ti rende felice invece? No, invece poi sono una persona decisamente, insomma, incline a una felicità anche abbastanza semplice, non vado alla ricerca di cose particolari, sono una persona che ha molti alti e bassi, questo sì, e questo un po' mi destabilizza, okay. Sì, no, senza parlare troppo di me, dico che sono felice con delle piccole cose. Ma sai, delle volte parlare di sé aiuta anche le persone a casa a riconfrontarsi. No, mi vergogno, perché... no, nel senso che non mi ritengo una persona così interessante, ecco, però... Non ci credo. No, no, davvero, però io alterno, cioè so riprendermi, ho una buona ripresa, questo sì, me ne sono accorta nella vita, perché è chiaro che tutti noi abbiamo dei momenti, no, dei momenti che ci sembrano impossibili da superare, certo. E devo dire che io invece ho un sistema evidentemente mio, personale, per cui anche con le piccole cose mi risollevo, ecco. E mi faccio i complimenti. Probabilmente, brava, una delle attrici, poi non è che c'è una brava o non brava, non è che chi non si risolleva, non è che ha una colpa, no, ovviamente, no, cioè la vita è complicata. E, credo una delle attrici forse più premiate tra le attrici italiane, non so quanti premi hai vinto, 7 Davide Donatello, 7 Nastri d'Argento, 5 Globi d'Oro, 13 Ciak d'Oro, quanto mi piace snocciolare i premi. Non ti hanno mai rassicurato tutti i successi professionali? Ma guarda, lì per lì. Dopo 10 minuti già la scena della cosa già mi è passata. Ma se l'avessero rassicurata, poi non avrebbe vinto quelli dopo, perché è sempre così. No? Come diceva uno dei miei analisti, se Freud avesse curato Dostoevsky non avrebbe scritto Detto e Castigo. Margherita Bui in qualche film, Piccioni, Virzini, eccetera. Fammela. Dai, guarda. Così. Tieni le mani sul volante, Agata! Oh, oddio, no! Fermati! Scala. Stai rilassata. Peccato però. Lei mi ha invitato tantissime volte. Giacomo poi dice che è simpaticissimo. Però purtroppo ho un appuntamento con un cliente, quindi niente. Un cliente? Tu non eri insegnante. Facevo supplenze, poi ho aperto una libreria, l'ho chiusa e adesso faccio polizze sulla vita. Ah, se ti interessa, te ne posso fare una, la puoi scaricare sulle tasse, lo sai o no? Ne ho già una. Allora, ciao. Ciao. Che è successo? Anubi. È un bambino, succede. Oddio, il protettore del regno dei morti. Ma chi? Anubi. Vabbè, è un cagnetto di ceramica. Ma cosa dici? Dai, è un pregiatissimo esempio di archeozoologia. È antichissimo. Vieni qua, vicino. Allora, è arrivato. Che effetto ti fa rivedere? Che è successo? No, niente, no. Perché è arrivata una clip che... Non è colpa mia della cosa che vedevate, no? ho visto la tragedia, ho detto, Dio, ok, no, non dovevo andare a quello, no. No, perché... Questo è il senso di colpa atavico della Bui. Lei si sente sempre responsabile. Non è quanto che è successo? Allora ti spiego. Mi hanno raccontato che Verdone ha fatto un'intervista con Fazio recentemente in cui raccontava di un pranzo, di una cena a casa di Versace con David Bowie. Per cui ora ve lo faccio vedere e poi ci racconti cosa è successo. Vai. Guardati. Va bene. Non capisco. Carlo, hai visto che abbiamo messo David Bowie, David Bowie? Let's spend that together. In mio onore. In mio onore, perché abbiamo scoperto che hai pure un disco autografato. Sì. Che l'hai conosciuto? L'ho conosciuto a casa di Gianni Versace, qua a Milano. Sì. Quando a casa sua, che era in via Gesù e Maria, stavo girando Maledetto il giorno che ti ho incontrato con Margherita Bui. Ero andato a vedere al Teatro Smeraldo i Tin Machine, un gruppo che lui aveva messo su per rifare un rock un po' anni 60, chitarre, basso, batteria, e lui che cantava, e mi ha detto, ma perché dopo il concerto non venite a casa, mi dice Versace, viene David con tutta la sua band.
Quindi io e Margherita siamo andati là. E là ho avuto modo di conoscere, di parlare, ma abbiamo parlato di pittura. Vabbè. Una cosetta, che è successo a cena? È successo. Ma no, vabbè, a parte, vabbè, sono periodi, cioè, periodi che non torneranno mai più, questi, anni 90, insomma, le cene. Tornano, no, ma c'era, no, è proprio un altro mondo. Vabbè, comunque anch'io vengo buttata dentro Casa Versace, che è un museo, era praticamente, statue, cose, eccetera, eccetera, e poi c'erano le top dell'epoca, quindi c'era Naomi Campbell. Oddio. Che si siede sul mio cappotto. E tu non hai io coraggio non ho il di coraggio nulla. Di dirglielo per tutta la sera. Io dovevo andare via. E lei che c'era le gambe che erano oltre il divano, cioè erano arrivavano fino a qua. Cioè, io gli arrivavo, cioè, qui a Naomi Campbell, cioè che finivano le gambe. Una paura mi faceva, perché proprio, sai, Naomi, cioè. E poi proprio c'era Naomi, Naomi. Ma Naomi, Naomi, è proprio lei. Non sapevo come fare. Per cui a un certo punto io devo andare via, non sapevo come fa. Che gli fai? Naomi, scusa, sorry. Poi quella, insomma, si è anche scoperto che poi era abbastanza violenta, insomma, si è camminato la cameriera, insomma, ne ha fatte di parecchi. La panterona. Per cui io mi sono mantenuta. E niente, poi finalmente lei si è alzata, lei, perché io non ho avuto il coraggio di togliergli sta cosa, ma è stata una cena incredibile. Io mi sono sentita l'ultima, giustamente, del mondo intero. Quindi un incubo. Ma no, era un misto di essere dove sono finita. No, stupendo, meraviglioso. Ma era a casa di Versace a Miami? No. A Milano, scusatemi. No, certo, a Milano, dove c'era una casa, ripeto, incredibile. Non era una casa, era un museo. Siamo finiti dentro, vabbè, ma è stato bellissimo. Va bene, dai. Allora, io vi ringrazio di essere stati con noi. Grazie a voi. Andate a vedere il film, anche perché, ultima cosa, oltre a essere un grandissimo testo, molto ben diretto, di grande atmosfera, è anche recitato divinamente, e quello fa anche, non solo la Margherita, ma anche un cast attoriale di tutto rispetto. C'è un Nino Guanciale che fa un cameo, eh? E vorrei chiudere questa nostra chiacchierata con una canzone che si sente nel film, che è Se mi lasci non vale, che secondo me è anche un po' una metafora del suicidio, perché certo, se mi lasci non vale, no? Quindi con grande ironia, venite con me, con grande ironia l'avete messa nel film, perché la vita è bella! E come diceva qualcuno, tutti noi abbiamo due vite, la seconda comincia quando ci rendiamo conto che questa è l'unica che abbiamo, il primo giorno della mia vita, vai! La valigia sul letto, quella di un lungo viaggio, e tu senza dir niente hai trovato il coraggio, con l'orgoglio ferito di chi poi si ribella, ma quando ti arrabbi sei ancora più bella. Se mi lasci non vale, se mi lasci non vale, se mi lasci non vale, se mi lasci non vale. Non ti sembra un po' caro il prezzo che adesso io sto per pagare? Se mi lasci non vale, se mi lasci non vale, se mi lasci non vale, se mi lasci non vale. Dentro quella valigia il nostro passato non ci può stare. Perché è una canzone senza tempo, come questo film è senza tempo, quindi era bella la sospensione. Tra l'altro, curioso l'aneddoto di Valerio Mastandrea, con poca dimestichezza tecnologica, mette il piatto ma a 75 giri vinile, invece cioè, che a 33 il vinile, però era così buffa, sbotta a ridere, l'abbiamo lasciato nel film. Non era voluto, invece è perfetto, invece per... Perché poi appunto è un elemento, anche quello è vita, no? Di vita, piccoli, di errore, di risata che gli veniva. In quel momento una risata era importante, perché questo gruppo diventava gruppo. E quindi a volte sono quelle piccole casualità che aiutano il film. Davvero, andatelo a vedere, grazie davvero. Al cinema, ovviamente, perché la magia della sala cinematografica non ve la restituisce nessuno. Grazie Margherita.